Inizia la conferenza stampa prefera Pisalo Lecco, parla il mister Emiliano Bonazzoli. Grazie. Buongiorno signor Bonazzoli, altro Buongiorno. giro, altro scontro diretto e tanto per cambiare contro una delle squadre più in forma del campionato. Le ultime 5 partite la Feralpi è seconda in classifica dietro al Parma. Ho detto quasi tutto. Hai toccato il tasto più importante, una squadra che sta bene, è in forma, una squadra che ha fatto ottimi risultati contro anche ottime squadre. Viene da un 3-0 contro il Catanzaro, una squadra cinica, crea poco, ma quello che crea va sempre nel segno. E una squadra compatta, rischia poco, si difende bene e come ho detto, quando riesce a superare la metà campo, entrare nella metà campo avversaria, poche volte riesce ad andare a segno. Questo è il quadro, diciamo, della squadra che dobbiamo affrontare domani. È uno scontro diretto, 3 punti da noi, vale doppio come abbiamo detto in tante circostanze, vale doppio. È una partita da non sbagliare, partendo dall'approccio iniziale. E cercare nei minimi dettagli, nelle piccole cose, episodi, farla subito nostra dall'inizio. Sì, mister, chiaramente voi avete un po' un'emorragia da tamponare, no? Di gol subiti, di risultati, via dicendo, si parla giustamente tanto in questi giorni di controffensiva, via dicendo. Immagino ci aspetteremo questa volta un formato di squadra un po' più guardingo, ma soprattutto dal punto di vista dell'interpretazione più che dei semplici. Secondo me non troppo offensiva, nel senso che lasciamo tanti contropiedi o lasciamo la nostra difesa sguarnita, attacchiamo in tanti. Ci è mancato nelle ultime due, soprattutto in certi momenti della partita, quell'attenzione di una squadra che si deve salvare e non è stata portata al 100%. Tanti disattenzioni, tante disattenzioni, tante piccoli errori, anche individuali, dove adesso li stai pagando a caro prezzo. Ma non secondo me perché attacchiamo in tanti, cioè l'equilibrio abbiamo comunque sempre bene o male portato quando si attaccava. Dobbiamo essere più cattivi, più cinici sotto quell'aspetto, nei momenti chiave o nei momenti dove stai soffrendo, e cercare di sbagliare meno. Insomma, è questo, perché comunque, dati che comunque abbiamo visto in settimana, siamo una squadra quadrata, una squadra che non soffre molto le alte squadre, ok? È dato più da noi, non perché ci mettono sotto le altre squadre. È più il nostro, diciamo, momento. Diciamo, il nostro momento dove nelle fasi cruciali non riusciamo a essere concreti, ma soffriamo nei dettagli. Non so se capito. Sì. Quindi ci Non è una sarà. cosa, diciamo, non è una cosa di sistematica, ma episodica. Più episodi, più sotto, nei momenti, zone, momenti della partita, dove andare qualcosa in più tutti, cercare di quelle disattenzioni che ultimamente abbiamo pagato a caro prezzo, non far sì che non avvengano più. Parliamo di moduli allora, se cambierà e se cambieranno magari alcuni interpreti. Manca l'Emmes. Caporale è appena rientrato, quindi abbiamo provato qualcosa di diverso. Ci sono i nuovi arrivi. Qualcuno esordirà? Intendo dal primo minuto, non in corso di gara. Vediamo se Salcedo
potrà partire dall'inizio. Non si è ancora deciso, sinceramente, dobbiamo ancora comunque fare l'ultimo briefing, diciamo, post allenamento, e vediamo. Però comunque i nuovi si stanno inserendo molto bene, si stanno affiatando col gruppo, con gli altri ragazzi che erano qua da prima. Piano piano stanno entrando nell'ottica di quello che si vuole, da parte quello che vuole lo staff. Quindi sia modulo che giocatori nuovi, vediamo domani se ci sarà un cambio e un aiuto dai ragazzi arrivati da poco. Per quanto riguarda il centrocampo, anche nuovi interpreti a disposizione, a partire Frigerio per dirne uno, ci metterà mano? Avete lavorato su quella punto di campo dove il Lecco ha sofferto un po' nelle ultime? Sì, sta entrando, sta capendo gli schemi, le idee, che concetti che vogliamo da parte della squadra, soprattutto da parte del centrocampo. Comunque un ragazzo intelligente, un giocatore intelligente che sta assorbendo, sta capendo quello che si vuole da parte sua e comunque dalle mezzali. E si è inserito molto bene, un ragazzo che lavora, umile, parla poco e lavora. Quindi sotto anche profilo umano, caratteriale, ci può dare una mano, a tutti. Dal punto di vista tecnico? Anche tecnico. È un giocatore di gamba, c'ha una buona tecnica, si inserisce, diciamo, un Unita. Caratteristiche uguali. Ecco, può giocare con... secondo lei con Sessanti e Ionita lo stesso, come un terno di interni di questo modo, sì. Un 3-5-2 per esempio. Sì, perché sa attaccare, sa inserirsi nel momento giusto, ma sa anche difendere, ha una buona fisicità. Quando la squadra avversaria, come sarà domani a Feralpi, ci saranno questi lanci lunghi dal portiere, può darti anche una mano sulle palle alte. Sulle seconde palle c'ha aggressività, quindi è un giocatore che secondo per noi ci darà una grossa mano. Grazie. Come parere personale, questo il clima che c'è adesso ricalca un po' quando l'anno scorso a ottobre sono andati a giocare in casa della Feralpi, eravamo reduci dalla sconfitta con il Trento casalinga 2-1 e soprattutto da 5-0 con Pordenone. Poi ci fu una partita giocata con attenzione, con tattica, e da lì poi il Lecco ripartì. Sì, nei momenti, quando vieni da momenti negativi, devi stringere come gruppo, essere più uniti, più coesi, più voglia di dare la mano al compagno, ci deve essere quella corsa in più, di alzare l'asticella per quanto riguarda l'attenzione, concentrazione, che non dovrebbe mai abbassarsi in qualsiasi partita. Però quando vieni in due partite, da due sconfitte, non bisogna aver paura, nel senso a palla scotta, anzi, bisogna avere più personalità, più voglia di dimostrare quello che si sa fare per uscire da questo momento negativo e cercare di iniziare a far punti per muovere la classifica. Quindi i ragazzi hanno lavorato bene la settimana, hanno capito questo momento e hanno cercato ancora di più di lavorare con intensità, aggressività e voglia di, come ho detto prima, di iniziare a portare a casa punti.